fra i tanti motti della sapienza antica che il professor Renzo Tosi ci ricorda nel suo interessantissimo libro intitolato Dizionario delle sentenze latine e greche, edito qualche anno fa da Rizzoli, trovo un motto particolarmente interessante tratto dalle Epistule ad Lucilium di Seneca, che recita: Homines dum docent discunt, gli uomini mentre insegnano imparano. E questa bellissima frase ci può invitare ad una riflessione davvero interessante sul rapporto tra insegnamento e apprendimento, e ci ricorda che sempre, sempre colui che insegna è in vero il primo protagonista, il primo soggetto del processo educativo, perché non è possibile insegnare qualcosa a qualcuno senza che innanzitutto colui che insegna cambi, cioè riscopra lui per primo la verità di ciò che insegna. E di qui nasce la fondamentale umiltà che deve e dovrebbe caratterizzare sempre la figura dell'insegnante, poiché egli non possiede e sa di non possedere interamente ciò che pure deve insegnare, ma deve essere il primo a riscoprirlo, a domandarlo per sé, a nuovamente impararlo nel presente.